Ai 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 Milan-Inter, ai 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 ai. La partita che volevo che mai arrivasse è arrivata. Quando penso a quanti giorni mancano allo stipendio, i giorni sembrano non passare mai. Quando penso a quanti giorni mancano prima che io mi sieda su questa sedia a sclerare, anche se il Milan vince, chiudi gli occhi e li riapri, è il giorno della partita. Prima che inizi la partita, io voglio fare la premessa del secolo. Siccome non è ancora iniziata, e ve lo dimostro dal fatto che sono le 19:54, io non lo so chi vincerà adesso, lo sapete voi. Strano a dirsi, ma sì. Per me la Supercoppa italiana conta quanto il 2 di picche, non conta un cazzo. A maggior ragione se giocata in Arabia Saudita, quindi questo è un derby. Quindi il fatto che si vinca o che si perda, più che la Supercoppa di per sé stesso, è il fatto che abbiamo vinto o perso contro l'Inter. Questo è quello che mi frega. E purtroppo stasera, ragazzi, sarà molto tosta. Io vi voglio bene, io è 2 anni, poco più, che faccio le live reaction. Vi sono sempre stato accanto. Ho fatto live reaction di derby vinti, di derby persi, di Juventus dove si vince, di Juventus dove si perde. Sono andato allo stadio e vi ho visto vincere, sono andato allo stadio e vi ho visto perdere. Di tutto, ragazzi. Ma stasera devo ammettere una cosa. Che non mi trasmettete fiducia. Quindi se io devo dare una favorita stasera è l'Inter. Live streaming non ancora iniziata. Ricarichi la pagina. Non è che ti fa vedere se è iniziata o no. No, prima ti manda la pubblicità. Non skippabile. Io già mi devo incazzare, ho capito. La formazione, ragazzi, abbiamo quel disabile in porta e non possiamo veramente farci niente, perché non ne abbiamo altri. Cioè, in realtà ne abbiamo altri, ma non ti sa neanche che faccia abbiano. Io avrei fatto partire destra al posto di Hernandez per punizione. Per punizione dopo la partita di Lecce. Lo so che questa è una finale e fare una cosa così sarebbe rischiosissima, ma Hernandez se lo sarebbe meritato. Brahim Diaz sta per battere il calcio d'inizio e io vi mostro il biglietto di Lazio-Milan. Per chi sarà in trasferta a Roma, ci vediamo, ragazzi. Dai. No, no, raga, Trevisani ha fatto Milan-Torino. No. Trevisani e Pardo portano una sfiga, ragazzi. Vai, Tomori già fa cazzate. Esce su Dzeko così. Al derby di settembre ha fatto un'uscita di merda e si è preso gol dell'1-0. Oggi fa questa uscita dopo 2 minuti e mezzo su Dzeko, che la palla al centrocampo di sicuro un portan ce la potirà. Maresca, quanto sei brutto. Sei a chi assomigli? A godo come un riccio. Sei uguale, cazzo. Mamma mia, già 2 cazzate. Chi è Retto Mori? 2 rinvii in culo. Beh, Tatarusano che sceglie proprio Brahim per inviare alto, mi sembra una scelta del tutto onesta, eh. Buon tocco in avanti per Dzeko. Dzeko, Barella, e andiamo col gol dell'1-0. Già detto quando stavano entrando in area. Già detto quando stavano entrando in area, ragazzi. Oh, non ci si fa mandare 1-0 nei derby, ma poi magari a volte li vinciamo. È successo spesso ultimamente. Però non ce la facciamo mai andare 1-0. Toglierci questa soddisfazione una volta. Tatarusano, ovviamente. Per la prima volta, esperimento che naturalmente non lo annulleranno. Ma se lo annullano e vedo un'altra cosa così, un'altra svista difensiva di queste proporzioni, io vado di fuori. Il gol è buonissimo, ragazzi. Il gol è buono. Proletto non lo annullano. Vabbè, ma tanto questo è solo il primo di una serie di gol che prenderemo. Tranquilli. Vedete qual è il problema. Vedete qual è il problema. Che l'Inter finora non si era mai reso pericoloso. Hanno fatto un'azione e hanno fatto gol. Avessimo agito così nelle ultime 4 partite, ragazzi, le avremo tutte stravinte. Prima azione utile, sti qua l'hanno buttata in porta. Noi manco con le mani. 5ª partita del 2023 ed è la terza in cui subiamo l'1-0. Siete proprio overperformanti voi. 14 minuti abbiamo già fatto 4 falli. Ma coglioni come siamo, almeno altri 2 gol li pigliamo. Perché vi conosco. Leao, saltalo Barella, saltalo Barella, c'è Skriniar e basta. Ancora Leao, lo rallenta da Giroud, Benna, dai, fai qualcosa! Cioè, sembra che quando i giocatori, ragazzi, vedono la lunetta dell'area di rigore, sembra che si fermi tutto e venga fuori la scritta: la versione di prova gratuita è finita. Passare alla versione premium. Questo sembra, perché questo è quello che vediamo, ragazzi. Bremiaz, se sei intelligente, la dai a Rafa, che è un po' defilato in fondo. Rafa! Oh, no, no. Abbiamo tirato in porta. Va bene, abbiamo tirato in porta.
in porta. Gli ha tirato addosso, ma almeno abbiamo tirato in porta. Almeno quel coraggio lì ce l'abbiamo avuto. C'è nessuno. Bennacer, sì. Vai a fanculo. Vai a fare in culo. Bennacer, vai a fare in culo. Da 40 metri al primo uomo. C'è Barella a 15 metri. Te non tiri al volo da 25 metri. Non sei su FIFA. Che poi se la vuoi sapere tutta, non faresti gol neanche lì. Tranquillo, Inzaghi. Le uscite del Milan non ti creano nessuna pressione. Non ti creano nessun problema. Non l'hanno creato al Torino. Non l'hanno creato a Lecce il problema. Non lo creeranno neanche a te. Non ti turbare la testa. Gioca pure con l'ultra offensivo che la vinci. Non ti preoccupare. Bastoni subito in verticale per Dzeko che scappa via. No, 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 no. Calcia! Ancora è Di Dzeko. Comunque è Di Dzeko. 2-0 per l'Inter. Fantastico. Punizione da 60 metri. Immobili. Immobili, ragazzi. Siete stati fermi. E quel disabile di merda in porta che si siede. Fermi. Niente, ogni anno c'è da perdere un derby 3-0. Perché adesso sti quattro fanno anche il terzo, raga. Ma che cazzo? Ma che cazzo giocate a fare a pallone? Non è neanche il suo piede. Perché non è neanche il suo piede? E quell'imbecille di merda si siede. Si siede. Cioè, che vergogna. Perdere 2-0 con Lecce dopo 20 minuti non vi è servito a niente. A zero, ragazzi. Non vi è servito a un cazzo. E quell'altro coglione di Tonali che sbaglia anche il passaggio sul contropiede. Non vi è servito a niente perdere 2-0 contro Lecce dopo 20 minuti. Avete voluto replicare la cosa. Favorevolissimo. Cioè, ma è normale. Ma è normale, ragazzi. Non è normale. Cioè, ragazzi, è possibile che Skriniar vi anticipi in difesa nostra. È possibile fargli anticipare da Skriniar che sale come attaccante. Non è possibile. E martedì si va allo stadio. Martedì si va allo stadio. E se ne vede di belle martedì. Oh 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 oh. Sti qua a mettere una palla, ci vanno in 10. In 10 ci vanno. Raga, ci stanno cacando in testa. Di Marco dalla bandierina. Primo palo. Di Marco. Tatarusa ha parato. Ha parato. Ha parato. Dopo aver preso 14 gol ha parato. Non ci voglio credere, raga. Ha parato. E ovviamente Leao regala la palla a Darmian. Perché dopo la parata tu il contropiede sei così coglione che non lo sfrutti. Tomori, che cazzo fai? Che cazzo fai? Che cazzo fai? Che cazzo fai? Dove cazzo rinvii? Che cazzo fai? No, no, che cazzo? Tomori, Tomori! C'è da darmi a lì! Ed è quello che non facciamo noi! Il pressing alto! Non lo facciamo mai! Cioè, e gli manca Brozovic, Perché gli manca Brozovic! Che pensa avessero giocato con Brozovic? Sei pensato ancora peggio! Cioè, noi non riusciamo a mascherare l'assenza di un portiere? Loro riescono a mascherare l'assenza di un mediano. Dovrebbe essere il contrario, che riesce a mascherare il portiere e più difficilmente il mediano. Invece è proprio il contrario. Leao a tre quarti farà un cross alto, anzi direttamente tira dove? Fuori. E l'ho ripetuto contro il Torino, l'ho ripetuto contro il Lecce, lo ripeto anche oggi. Caro Maldini, ci avrei fatto vincere un campionato. Ma non stai facendo niente per difenderlo. Pura, pura verità. Però una cosa ve la devo dire. Grazie che mi negarete un botto di views perché vi voglio bene. E spero che quando il Milan metterà la testa a posto, che perdendo questa partita potrebbe anche essere mai fino al prossimo anno, confido sul fatto che quando torneremo a vincere verrete a vedere anche quei video. Vi voglio bene. Milan più coraggioso, sì, perché l'Inter si è chiusa. È ovvio che il Milan è più coraggioso, no? Cioè, o la palla ce l'ha uno o la palla ce l'ha l'altro. Ovvio che il Milan è più coraggioso. Tonali, la devi fare adesso. Scivola. Tomori, tira. Palla dove? Fuori. Tonali.
Bonali poteva tirare. Questo livello non tira. Hai dribblato Bastoni. O la scarichi a Leao, che è lì fuori dall'area, che poi sicuramente calcerà in curva anche lui. O in curva ci calci tu. Però almeno calciaci tu, che mi dai una mezza speranza in più che la palla possa andare in porta, anche se non ci andrà. Bravo Tomori. Lo devi ammazzare, Dzeko, lo devi ammazzare. Spingilo fuori dal campo la prossima volta. Devi ammazzare. Kier palla verso Leao, la stoppa e la porta fuori. E la porta fuori, ragazzi. La porta fuori. La porta fuori. T'aveva dato una palla, raga, che forse la rivedremo tra 5 partite. Una palla data così da Kier. Te che cosa fai? Te che vuoi 8 milioni all'anno? La porti fuori. Un po' più del solito. La porti fuori. Leao, ogni cazzata che fai, mezzo milione in meno da rinnovo. Voglio vedere poi. Però dopo che hai firmato, vuoi 8 milioni? 8 milioni, cazzata 7 e mezzo, cazzata 7, cazzata 6 e mezzo. Voglio vedere poi. Calabria, cross verso Giroud, che non la prende, la Padova e va fuori. Certo, perdi 2-0, 47esimo, perché non fare il retropassaggio al disabile, no? Perché devi sempre chiamare in causa il disabile? Perché? Bravo. Bravi, passati, bravi. 45. Non vi smentite mai. Non vi smentite mai. Cioè, ogni partita siete peggio di quella prima. È incredibile. Se ci sono voluti 34 tiri per fare due gol alla Salernitana, oggi che ne hai fatto uno di tiro, capisci già come va a finire, no? Non è che mi aspettassi niente di diverso da quello che poi è successo. Nonostante mi immaginavo di stare sotto i due gol alla fine del primo tempo. L'abbiamo fatto contro Lecce, ripeto, possiamo farlo anche contro loro. Non pensavo di vedervi così male. Cioè, immaginavo di perdere 2-0, ma almeno con una prestazione migliore. Con una prestazione che ti invitasse a pensare, forse magari ce la possiamo pensare a fare. Così no. No, no, stava maturando questa definitiva sconfitta. Anzi, fa un cazzo. Ragazzi, per una supercoppa non si muore, perché? Anche perché poi, ragazzi, due partite e ci riè il derby. Direi che stanno facendo molto. Cioè, sti qua ci arriveranno al derby di ritorno in fotta assurda dopo aver vinto questa coppa qua. Benna, Fernandez che tira fuori, ovvio. Soluzione molto potente, ma alta, ma buona trama. Raga, l'ho detto prima che calciasse che tirava fuori, non me la prendete con me. Fernandez dentro, sei un coglione, Brahim Diaz. E poi Benacer calcia fuori. Brahim Diaz, sei un coglione! Sei un coglione! Questo secondo tempo andava spinta! Due volte verso la porta. Andava spinta! Raga, andava spinta! Cercare di creare. La potevo spingere anch'io! Fai il velo! Ecco perché perdi! Raga, perché Lautaro Martinez il piede ce l'avrebbe messo! Dzeko il piede ce l'avrebbe messo! Sì, Trevisani, ma non puoi paragonare uno 0-2-2-2 di Lecce con questa partita qua. Non lo puoi paragonare! Non puoi! È iniziata da 2 minuti e mezzo e già 2 rimesse dal fondo per l'Inter, ragazzi. Raga, 48 e 36 abbiamo tirato 3 palle fuori! C'è l'inserimento di Brahim Diaz, c'era Calabria lì solo, che aveva Di Marco a 20 metri. Calcio fuori. Messias, bella Calabria. Crossala. Fuori. Certo. Certo. Ringraziate i falli di Bastoni, perché se Bastoni fosse un pochino più elegante, sarebbero stati davanti alla porta già 4 volte in questo mese di secondo tempo. Come al solito, ragazzi, abbiamo fatto 5 minuti bene. Che per il Milan 5 minuti bene vuol dire vedere l'area col binocolo. Poi abbiamo iniziato a fare schifo di nuovo. Teo, che sicuramente tira, lo fa potente, c'è deviazione ancora. Benacer destro in bocca a Onana. Raga, 55 minuti, 2 tiri in porta, tutti addosso a Onana. Cioè, ci calciassero addosso a Tatarusano almeno, sai quanti gol in meno avremmo preso? Manca mezz'ora al termine, facciamo ancora più cacare di prima. Bello, cioè, guardate lì che passaggi confusionari che stiamo facendo. Guardate lì, non siete capaci di giocare in tre. Vi trascinate la palla di qui e poi di là, e poi di qui di nuovo, e poi di là. Tonali, non tirare, non tirare, non tirare. Teo, non tirare. Potente in porta, era. Perché ti
tiri da 45 metri, Teo. Mi spieghi la necessità di tirare da 45 metri e di cogliere la barriera? Cioè, non sei Cristiano Ronaldo che cogli sempre la barriera? Anche se fai gol adesso. Partita. A cosa ti serve il gol adesso? Tante hanno fatto la gara che dovevano fare. Continuità ai risultati. Per 20 minuti ci hanno lasciato un po' in mano il gioco. Importante, è ancora importante. Lo dove ovviamente sapevano che noi non avremmo fatto niente. Negativo. E poi si sono rimessi a giocare. Hanno fatto la gara che dovevano fare. Cioè, Inzaghi sapeva già che il Milan non avrebbe fatto gol neanche con le mani. E così è successo. Fernandez, un fallo inutile. Correa aveva messo la palla e rimessa laterale. La palla mentre stavo uscendo. Te vai a fare fallo. Coglione di Fernandez, e ti becchi anche il giallo. Te sei clamoroso. Te sei capace di fare le peggio cagate possibili proprio nel gioco del calcio. Occhio qui alla palla lunga che diventa buona per Lautaro. Lautaro Martinez. Se n'è andato alla grande a Tomori. Se n'è andata anche la coppa. Sapete cosa? È giusto così. Ho predetto questo risultato. E questo risultato, ragazzi, è successo. Ho detto, ragazzi, quando era? C'è un errore importante. 28esimo minuto. Punizione da 60 metri. Punizione da 40 metri. Tu prendi due gol. È finita. Finisse come finisse, ragazzi. Io al 75esimo non ho mai interrotto una partita. Voi ci siete riusciti.